Ed ecco l'occorrente per il nostro progettino coniglietto pasquale. Pistola per colla a caldo e relativa stecca. Se siete più virtuose di me, armatevi di ago e filo. Io invece incollo. Forbici, un compasso, una matita, del nastrino di un colore che vi piaccia per la Pasqua. Io adoro il bianco e ho raccordato al nastrino anche il colore del mio pompon. Matita, cotone idrofilo o vatta o un riempimento per cuscini, un cartoncino da cui ricavare una sagoma e della stoffa. Io ho scelto un pezzo di un vecchio jeans di Gabriele che ho riciclato utilizzando appunto il tessuto. Io conservo sempre, quando Gabriele strappa i jeans, conservo sempre le gambe, diciamo così, per riutilizzarle per progetti creativi. Iniziamo subito. Come prima cosa, con un compasso, disegniamo il nostro coniglio. Lo farò tracciando due cerchi, il primo con apertura 6 cm e il secondo cerchio, un po' più su, con apertura 4,5. Farò in modo che un centimetro e mezzo vada all'interno del cerchio precedente, quindi... Ora prendo la matita e su questa sagoma ad 8, diciamo così, traccio due belle orecchie da coniglio. Una, speculari, benissimo, e ritaglio la mia sagomina. E voilà, quella che avrò sarà questa. Io in realtà ho fatto due sagome, una così e una invece con l'orecchio un po' piegato. Con voi, proprio perché è un po' più complesso, che ha questa particolareggiatura, farò proprio quello con l'orecchietto piegato. Quindi mettiamo da parte la sagoma, prendiamo lo scampolo di stoffa, poggiamo sopra il coniglio. A questo punto mi aiuterò con una penna e ricalcherò la sagoma del simpatico roditore. Voilà, bella e ricalcata, spero la vediate, e per me è abbastanza evidente. Adesso con le forbici la ritaglierò. Ritaglierò la stoffa direttamente in doppio. Arrivati a questo punto, quello che avremo sarà questo doppio coniglietto, da una parte l'interno e dall'altra l'esterno. Adesso, per meglio incollarli con facilità, sovrapponiamoli e, sollevando un pezzettino per volta, metto un punto di colla così sull'esterno e, senza spero bruciarmi, sovrappongo così le due parti e le faccio coincidere, e così a poco incollo tutto il perimetro del mio coniglietto. Sarà quella con la colla a caldo un'incollatura davvero tenace, perché sulla stoffa la colla a caldo prende davvero benissimo, quindi non vi preoccupate per eventuali decoesioni dei lembi, perché non avverranno. Una volta appiccicate le orecchie, prima di proseguire con l'incollaggio, prendo il cotone idrofilo e, proprio perché questa orecchietta è così piegata, approfitto del fatto che ancora posso arrivarci agevolmente per riempire tutte le parti che appunto mi interessa riempire. Quindi prendo il cotone idrofilo e lo spingo dentro. Posso aiutarmi anche con degli oggetti come matite, ecco qua, vedete, e porto fino all'angolino le mie porzioni di cotone idrofilo o vatta, dipende da quello che avremo deciso di usare. Una volta farcite le orecchie, proseguo tranquillamente l'incollaggio.
questo punto c'è solo questa sacchettina che ci permetterà piano piano di farcire tutto il nostro coniglietto con l'ovatta. Ok, quindi continuo la chiusura del coniglietto lasciando solo una fessurina nella parte più bassa, così, e concludo farcendolo. Volendo, questa seconda parte del coniglio potreste lasciarla con un bottoncino per riempirla di ovetti in modo da renderlo anche una dolce sorpresa. Io invece lo faccio a mo' di pupazzetto, ma un'idea sarebbe anche la farcitura con delle ovette di cioccolato. E alla fine chiudo anche l'ultima fessura con la colla a caldo. A questo punto non rimane altro che applicare un bel pompon sul sederino del coniglio e abbellirlo con un bel nastrino e taglio l'eccesso da una parte. E voilà, per essere sicuri che il mio fiocco non si rovini mai, metto un punto di colla a caldo sul retro e appiccico in maniera definitiva. Voilà, ed ecco il mio bel coniglietto di jeans, bello e pronto per essere regalato, insomma per rendere la nostra casa più festosa veramente con poco. Ora faccio anche il coniglietto con le orecchie dritte e vi lascio poi alle foto in dettaglio di questi splendidi manufatti. E noi ci vediamo al prossimo video, un grande bacio a tutti, ciao, lasciate un pollice in su e buona preparazione alla Pasqua!